Tutti ragazzi e ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi è martedì e come ogni martedì esce un nuovo video delle Makeups Angels, un video che riguarda me, Fabiana e Elisabetta. Sapete tutti che ogni martedì scegliamo qualcosa di particolare e questa dall'idea di Fabiana Lizzi ha deciso di farci provare dei makeup molto molto particolari. Avevamo fatto un paio di settimane fa, prima delle festività, il make-up anni 20. Adesso aveva deciso di farci fare qualcosa per quanto riguarda gli anni 50. È una cosa che mi piace tantissimo, specialmente l'abbigliamento di quegli anni. Infatti spesso nelle cerimonie che io ho avuto, tipo cresime dei miei figli o comunione dei miei figli, io ho indossato proprio abiti di questo genere, quindi sono molto contenta di fare qualcosa di particolare. Come make-up ovviamente siamo più tradizionali, quindi faremo un make-up abbastanza leggero e per questa occasione ho deciso di utilizzarle per la prima volta la mia Natasha Denona, la Glam Palette. Non l'avevo ancora utilizzata e quindi l'occasione è precisa per utilizzare la palettina. La palettina in questione è questa. Scusate lo specchio che si vede nel riflesso. E questi sono i colori. Ovviamente andiamo a utilizzarla. Allora, la prima cosa... Vado a prendere la spugnetta. La prima cosa che faccio è vado a mettere un primer su tutto l'occhio. E io utilizzo questo qui di Revolution. In caso vediamo se vi avvicino, se viene meglio l'inquadratura. Aspettate, vi sto allontanando, vicino. Ok, così anche se mi abbasso dovrebbe essere più precisa. Allora, io sto ricominciando a fare video. Non è facile perché io ho alcuni video in arretrato. Infatti vi volevo dire questa cosa. Se vedete dei video dove faccio, cioè dove la postazione è diversa, ovviamente sono video vecchi. Io avevo trovato alcuni video dell'estate e sinceramente li ho voluti lasciare. Infatti ve le ho messi, ve le metterò quasi uno ogni giorno proprio per recuperare tutti i video che ho, perché sinceramente mi darebbe fastidio non metterli più, perché sono belli, bei video e quindi li voglio lasciare. Allora, adesso andiamo ad utilizzare la palettina. Per prima cosa voglio prendere un questo qui dove c'è scritto crease. Non vi faccio sale scendi, vi dirò super giù quello che utilizzo, perché sennò ci perdiamo veramente in chiacchiere. Utilizzo crease, ma io l'ho tolta la plastichina che c'era qua, boh, non c'è, quindi l'ho tolta. Utilizzo crease proprio per fare la crease. Utilizzo crease sull'occhio per fare la mia sfumatura. Mi piacerebbe fare qualcosa di particolare, ma ovviamente in base anche al... spopper un po', eh? In base anche al make-up che dobbiamo fare, voglio rimanere sull'anno. Vado a fare l'altro occhio nello stesso modo, ovviamente. Dopo aver fatto la sfumatura, vado a mettere in a corner, che sarebbe questo colore qui, scusate, questo, che è abbastanza chiaro e mi piace per dare proprio definizione all'occhio, e quindi lo andremo a mettere proprio su tutto l'occhio, la palpebra mobile. Cioè, i colori sono veramente stupendi e dir poco, ma veramente dir poco, eh? Bellissimo, bellissimo. Bello. Adesso vado a prendere il primo ombretto che avevo preso,
fare la parte di sotto, anche se di solito cioè non ho visto dove mettevano diciamo l'ombretto nella parte di sotto, ma a me piace tantissimo. E questo qua ovviamente è una rivisitazione del make-up anni 50, perché ovviamente è una rivisitazione per quanto mi riguarda. Allora, per quanto riguarda gli occhi, per me vanno benissimo così. Adesso vado a mettere una matita nera all'interno dell'occhio. Mi piace tantissimo proprio l'effetto della matita nera all'interno dell'occhio. Non sporco non faccio una riga di eyeliner perché non la so fare e non mi piace sinceramente come mi viene. Posso anche provarci, però ci proverei sinceramente con una matita marroncina. Guardate, cioè a me piace di più, però ovviamente dipende tutto da cosa piace, cosa piace, cosa non piace. Io non lo so perché, ma in quest'occhio se mi avvicino, allora, se io avvicino troppo lo specchio in quest'occhio, il fatto di guardare dentro lo specchio mi fa rabbrividire. E non riesco a truccarmi bene, cioè non lo so se vi capita. Allora, facciamo così, vediamo se riesco a mettere la matita, questo rumore bellissimo, la matita marroncina di Astra, e la metto come tipo riga di eyeliner. Non arrivo troppo all'attaccatura, come vedete, parto da tre quarti. Sì, bella, mi piace. Allora, invece da questo lato inizio proprio da qua e tiro la linea. Sono andata troppo in alto. Di qua mi avvicino, che è meglio. Dopo aver fatto questo, andiamo a prendere un altro colore che si chiama Blend, che è leggermente più marroncino, e andiamo a passarlo sopra la matita. Ambedue i lati. Grazie, intelligente. Sì, lo so, me lo dicono tutti. Adesso andiamo a utilizzare il mascara. Io utilizzo sempre questo qui di Astra. Comunque, metto il mascara e ci vediamo dopo per la base. Allora, adesso andremo a mettere questo qui, Transition. Vado a mettere, perché è un colorino abbastanza chiaro, lo vado a mettere sotto l'arcata, anche se è un po' scuro, perché quel bianco si nota troppo e sinceramente non mi piace, quindi preferisco mettere un colore abbastanza del mio colorito, perché il bianco si notava troppo e non mi piaceva. Certe volte si fanno questi sbagli e quindi si deve subito recuperare. Come primer viso utilizzo sempre questo qui di Astra. Sapete tutti che mi sono trovata e mi sto trovando bene in tutto e per tutto, e quindi lo utilizzo. Mi piace, quindi quando si trovano bene con determinati prodotti è giusto anche utilizzarli. Poi ovviamente piano piano inizierò anche a utilizzare tutti gli acquisti che ho fatto e quelli che ancora devono arrivare. Non so se qualcuno mi ha sentito. Allora, io volevo dire anche delle cose per quanto riguarda, perché anche non mi sembra, diciamo, il periodo, io non voglio toccare
la fragilità delle persone, dice tu acquisti sempre e tutto. Allora, la mia vita è molto particolare e a differenza di tante persone, io... Aspettate che voglio utilizzare un pennello nuovo. Allora, prima la mia vita era diversa. Metto il fondotinta Astra che sapete che io adoro. La mia vita era diversa. Perché era diversa? Perché io uscivo, avevo le mie cose da fare, andavo per i centri commerciali. Devo dire, la mia vita era molto, ma molto diversa da come è adesso. Adesso io sono chiusa a casa, non esco perché ovviamente dice vabbè, non si può uscire, quindi stavi a casa anche prima. Sì, non mi ha cambiato molto questo, diciamo, lockdown, perché io a casa ero e a casa sono rimasta. L'unica cosa che mi ha cambiato è il fatto di vedere le persone. Parlavo dei miei genitori. Io ho passato l'inizio del 2020 malissimo perché non potevo andare dai miei genitori, che sono a 6 traverse da casa mia, quindi vicinissimi. Ma non ci potevo andare perché ci avevano proibito proprio il fatto di uscire. E lì c'è stata una caduta di mio padre, nel vero senso perché è caduto, perché non vedeva più noi, le sue figlie, e quindi lui è rimasto male di tutta questa situazione e gli stava venendo anche una specie di depressione proprio per questa situazione e tutto. E quindi, diciamo, la mia vita è molto, ma molto diversa da tante altre persone, perché voi se volete uscite tranquillamente, andate a fare una passeggiata, io non posso, perché le mie gambe non mi aiutano a camminare così tanto. Se devo uscire sempre con qualcuno, perché c'è il rischio che io divento stanca e automaticamente o mi deve venire a prendere qualcuno con la macchina o io mi devo sedere anche per strada. Perché spesso le mie gambe non si connettono al cervello. Sembra una cosa fatta, ma è così. E quindi questa cosa mi dà fastidio. Perché adesso il fondotinta che è rimasto lo metto anche come correttore. Questa cosa mi dà fastidio perché io, anche se, tipo, voglio uscire da sola, non posso uscire perché ho questa, situazione. Automaticamente, non uscendo, non frequentando persone e tutto, rimani sempre a casa. Sempre a casa cosa fai? Vai nei siti, acquisti all'infinito. Oltre che con i video di tante ragazze, mi passo i pomeriggi perché io non guardo televisione. Non mi piace la televisione, anzi adesso mio figlio si è messo, non mi ricordo come si chiama, Netflix, credo Netflix, e quindi un pochettino, sapete, guardo e tutto, però la compagnia mia sono i video. E quindi spesso vedete dei video acquisti e tutto. Come vi ho detto, io non ho la possibilità di uscire sempre. Non frequento bar, non vado al ristorante, non faccio cocktail con gli amici. La mia vita è casa, famiglia, quindi i miei figli, mio marito, e poi casa dei miei genitori. Questa è la mia vita. Ogni tanto vado all'Auchan quando si poteva, ovviamente, e quando si è potuto. Andavo all'Auchan, quindi mi facevo un giro e tutto. Quindi io. Voi vedete abbastanza cose. Io queste cose me le racimolo piano piano. Non uscendo, non frequentando nessuno, non facendo festini e robe varie. L'unica mia passione, l'unico mio vizio sono il make-up e l'abbigliamento. Quindi è normale che vedete tipo questi video nel mio canale perché sono l'unica cosa che mi occupa, diciamo, la giornata perché mio figlio lavora, mio marito lavora, mio figlio, l'altro figlio, quindi quello più piccolo, sta studiando
perché ha l'ultimo anno di scuola, quindi non ho delle cose da poter fare oltre la pulizia della casa, la sistemazione della casa, non c'è nient'altro. Devo dire che questo pennello di Nabla per il fondotinta mi sta piacendo. Bello, bello. E quindi le mie vendite, i miei acquisti, le mie cose sono tamponate in questa maniera. Metto la cipria, questa qui di Kiko, questa qui bianca. Questo non è un modo per giustificare i miei acquisti, assolutamente, perché io non faccio i conti in tasca a nessuno e nessuno deve fare i conti in tasca a me, perché io non giudico nessuno e non voglio essere giudicata. Dico soltanto che la mia vita è diversa da altre persone. Non è che sto dicendo che sono immobile, che non posso fare niente, però il mio solo vizio è questo. Sto mettendo questa cipria sotto l'occhio perché, sinceramente, mi piace il fatto che, oltre a fare un profumo pazzesco, mi leviga tantissimo la parte del sott'occhi, come dice Carmen Miuva, e quindi mi piace. Un po' illumina ed è una cosa che mi aggrada tantissimo. Adesso vado a fare il contouring con la palettina di Shaden Light di Kat Von D, che Fabiana mi dice sempre: utilizzala, disgraziata, usa queste parole. Mi dice: disgraziata, utilizzala. E quindi la utilizziamo. Allora vado a prendere la terra, sbatto l'eccesso. E come ha spiegato la Betty, perché Betty ha fatto un video per le over, quindi andatela a vedere perché ha fatto un video molto molto bello. Infatti ho preso appunti dove devo mettere qua, dove c'è l'osso, gli devo mettere il contouring, quindi le terre. Lei dice il 3, di fare il 3. Io sinceramente ti volevo dire una cosa, Betty, ma io quando lo faccio qua, il contouring, poi vedo quel distacco tipo dal collo e non mi piace molto, non lo so, fammi sapere tu, visto che avevi spiegato così, fammi sapere come deve essere. Allora, lei dice di fermarsi qui, giusto, Betty? Si deve fermare qua. E poi andiamo a sfumare sempre nella parte di sopra. Io ovviamente vedo tantissimi video, quindi se c'è qualche difetto cerco di correggerlo. Ovviamente il difetto del naso mi rimane perché è il mio naso, sai, me l'hanno dato dalla nascita e quindi me lo tengo, sinceramente. Non lo so se è venuto bene. Questo è uno specchio piccolissimo. Allora, di qua vedo molto più concentrato il prodotto, quindi cerchiamo di farlo anche da questo lato. Poi vado a mettere la cipria che c'è al di sopra su tutto il viso. Poi andiamo a mettere il blush. Come blush utilizzo sempre questo qui di Kiko, che è un color malva e non è forte, diciamo, come colore. Lo utilizzo sempre con questo qui della Cipria, questo di Nabla. È molto bello come colore perché fa le guanciotte tipo arrossate, non troppo evidenti. Ovviamente poi è in base a quante ne mettete, eh? Come illuminante volevo una cosa molto leggera, quindi ho preso questo qui di Basic Gaia, che non gli metto niente al di sopra, nel senso che non gli spruzzo niente al di sopra perché voglio una cosa lieve lieve, non troppo appariscente. Poi fa un profumo. Adesso andiamo a decidere cosa fare per le labbra. Allora, per le labbra volevo mettere un qualcosa di rosso. Vediamo come ci sta il rosso. Se non sta bene, lo togliamo.
Andiamo a mettere questo, poi vi dico un'altra cosa. Voi avete visto il quadro che c'è qui alle mie spalle? Ebbene, questo è il quadro che ha fatto mio padre. Vi volevo dire questa cosa e poi mette a rossetto. Ve la racconto veloce veloce. Mio padre, quando io andavo alle medie, tramite, diciamo, la scuola che frequentavo, ha iniziato a disegnare per passatempo. Mio padre faceva il bidello in quella scuola. Automaticamente passava il tempo quando non c'era niente da fare, passava il tempo a disegnare, iniziò a disegnare fiori e tutto il resto. E quindi lì ha scoperto che aveva una passione per quanto riguarda il disegno. Ha iniziato a disegnare, figuratevi quando io ho avuto i miei figli, gli ha fatto anche le copertine, quindi ha pitturato anche coperte, tende e tantissime altre cose, vasi, ha iniziato a fare queste cose proprio per passatempo. È davvero bravissimo, ma veramente bravo. Io figuratevi, ho la statua di Padre Pio sotto appena entrata dal portone, c'è la statua di Padre Pio che di norma voi la comprate bianca di gesso e lui me l'ha tutta dipinta. Quindi io sono molto affezionata a queste cose ed è stata l'unica cosa che mi sono portata dall'altra casa, in questa casa nuova. Poi mio padre quasi 20 anni fa ha avuto un ictus. E quindi è rimasto paralizzato dal lato destro, quindi non poteva né mangiare, quindi il cucchiaio, oppure firmare. Lui aveva una scrittura bellissima, veramente doc, e quindi non riusciva più a scrivere e quindi si era un po' abbattuto in tutto questo. Piano piano lui ha iniziato a mangiare con la sinistra e ha iniziato a scrivere la lista della spesa, perché mia mamma gli diceva: "No, ma io non ce la faccio, scrivi tu". Ma io dice: "Lo sai che non ce la faccio". Lei lo istigava e lui ha iniziato a scrivere con la sinistra. Scrive tipo come se fosse un bambino piccolo, però scrive che, cioè, si capisce quello che scrive. Un paio di giorni prima del mio compleanno, del suo compleanno, scusate, che è il 15 novembre, lui aveva parlato e si siede sempre, cioè io mi siedo sempre accanto a lui e lui mi fa: "Sai", dice, "l'altro giorno avevo pensato che mi piacerebbe ritornare a dipingere". E gli ho detto: "Perché non lo fai, papà? Sei stato bravo, quindi provaci, almeno ti passi il tempo", visto che ovviamente si annoiava. Ma no, di qua a destra e a sinistra", e quindi ha lasciato perdere. Ovviamente io ho preso a balzo questa sua notizia e il giorno del suo compleanno gli ho fatto tutto l'apparecchio, diciamo, per dipingere. Quindi gli ho fatto la staffa, scusate, gli ho fatto la staffa, gli ho fatto il quadro, gli ho preso i pennelli, gli ho preso i colori, gli ho preso tutto e gli ho detto: "Papà, adesso puoi iniziare". Lui si è emozionato. Si è emozionato tantissimo perché all'inizio lui: "No, no, non voglio regali, non voglio regali", e poi invece è rimasto molto molto contento per il regalo ricevuto. Ha iniziato a dipingere con la mano sinistra e io vi faccio vedere proprio presente qui dietro di me il quadro che lui ne ha fatti tantissimi. Ha fatto anche un quadro per i miei figli che è nella stanzetta nuova. E questo, ovviamente, io quando l'ho visto, gli ho detto: "No, papà, questo deve essere uno sfondo per i miei video". E lui mi fa: "E se lo vuoi, prenditelo". E quindi me lo sono preso. Quindi questo è il quadro di mio papà fatto con la mano sinistra. Questa è una cosa che volevo dirvi. Già ve l'avevo messo anche su Instagram, ma era una cosa che vi volevo dire perché questo sarà il mio sfondo, quindi vedrete sempre questo quadro dietro di me. Ovviamente cambierò in base anche alle situazioni e tutto, ma ovviamente dopo che ho visto questa bellezza non potevo non farvela vedere anche a voi e condividere con voi il mio pensiero positivo per quanto riguarda mio padre. Adesso andiamo a mettere il rossetto, andrò a mettere questo qui di Huda Beauty, vediamo se mi piace, se non mi piace in caso lo cambiamo. Vado a mettere il rossetto e torno subito perché io mi devo avvicinare allo specchio per fare una pomiciata proprio.
Bene ragazzi, questo è il make-up finito, quindi questo è il mio risultato. Ho messo anche questi orecchini per quanto riguarda il film Colazione da Tiffany ed è molto molto bello. Questi li ho fatti fare da una ragazza però un bel po' di anni fa, quindi non so se ancora fa questi tipi di orecchini, ma sono molto molto belli. Ho il cerchietto nero per essere un po' più chic. E questa è la mia proposta per quanto riguarda anni 50. Ditemi ovviamente cosa ne pensate giù nei commenti. E sono molto molto curiosa di andare a vedere cosa avranno combinato le altre due Angel, perché sono sicura che lì vi danno tutte le spiegazioni possibili e immaginabili. Io devo dire che mi è piaciuto, mi piace tantissimo la palettina. È bellissima, è stupenda e gli ombretti si sfumano a un schiocco di dita, quindi è una cosa speciale. Che dirvi di più, ragazzi? Oddio, mi sento un pochettino più sciccco. Svanisce subito, non vi preoccupate. Per quanto riguarda questo video è tutto, io vi mando un grossissimo bacio. Saluto anche le altre due Angels e cosa vi dico sempre? Se vi è piaciuto il mio video, spolliciate e se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!